parte. Ok, siamo qui con Cantarelli e Angelo Panucci, due grandi protagonisti del podismo piemontese. Osservo da qualche mese le classifiche, vi trovo sempre vicinissimi, veramente siete diventati duellanti del podismo. Non fidanzati, non ancora, non ancora fidanzati, perché siete sempre così vicini anche in gara, vi vedo uno dopo l'altro, eccetera, davvero. Complimenti ad entrambi. Grazie. Angelo Panucci in particolare in quest'ultimo periodo davvero decidendo di concentrarsi solo sulla corsa e lasciando un pochino la bici indietro, sta dimostrando davvero un grandissimo valore, un grandissimo talento. Vediamo un pochino, partiamo da Cantarelli che spesso precede Angelo Panucci. Ancora Angelo Panucci, ma per pochissimo. Guarda, raccontaci un pochino quali sono le tue caratteristiche, le tue gare preferite e qualcosa di te. Le mie gare preferite, guarda, sono quelle veloci, dai, nelle 5, io sono un ex pistar. Sì, ti ho visto volare sul miglio qua qualche mese fa. Le gare brevi fino ai 5-6 km come quella di questa sera, anche se devo dire che Angelo ultimamente sta venendo su veramente bene, ha fatto un salto di qualità notevole e se continua così nel... Sì, perché devo dire, io ora parto da te perché... Spesso lo precedi, ma devo dire ultimamente scorgendo qualche classifico ho visto che in un'occasione deve averti piazzato uno sprint non da poco. In un'occasione soltanto. Vedi che se la segna, se la ricorda Angelo. Comunque mi ha lasciato annichilino perché io in volata non sono abituato. È quello che gli ho detto, poi mentre ci scaldavamo gli chiedevo perché so il tuo valore, la tua forza sul breve. Quindi insomma vuol dire che anche il ragazzo mia, è un brutto elemento da trovarsi negli ultimi... Sul ritmo va forte, in volata è forte. Direi bene, nel senso che mi sono riscoperto corridore dopo aver pedalato parecchio, un po' nuotato, anche adesso mi sto dedicando più alla corsa, mi trovo a mio agio e con Max che mi detta il ritmo. Prendi la scia. Bravo. Cantarelli su gare abbiamo detto brevi, fino a 5-6 km dice sempre la sua, osserviamo le classifiche piemontesi. L'esperienza è una cosa strana che non la compri questa assenza. Se ti metti, ecco, vicino a qualcuno che ce l'ha, riesci un po' a capire prima di terminare. Di conseguenza vicino a Max. Le tue gare preferite, a parte quelle dove c'è Cantarelli dove per c'è prendergli la scia? Ma per adesso sto provando un po' i 5, i 6, i 7 km, i 10, comunque sì, credo che quindi sia... questi obiettivi diciamo che ci sono nelle... Poi vediamo nelle... di fare qualche mezza maratonica più avanti. Nelle corde, vediamo. Eccetera. Prossima gara, vediamo un pochino, datevi l'appuntamento, ci diamo l'appuntamento, vi date l'appuntamento. Domenica mattina arrivata a Bormio. Dove? A Rivalta? Ma io ho paura. Aia, Cantarelli mette le mani avanti, cosa dice? No, ho visto come va lui sul misto e già a Ovrano mi ha battuto. Sul c'è la discesa, sì. Vado un po' meglio io in discesa. Ah sì, il ragazzo è un discesista, sai, con la bici è abituato perché a certe velocità. Perché dove mi ha legnato, perché a Ovrano, a onor del vero, mi aveva già battuto. Ah, ce n'è anche un'altra, lui sicuro se la teneva lì, ora se la ricordava. Senz'altro, no, davvero è un piacere vedere poi questi duelli e questi duelli in grande amicizia con due atleti molto, molto forti. E davvero speriamo di incontrarvi sempre a duellare. Finché teniamo, ci siamo. Finché non parte qualche pezzo. Tu, ormai grande protagonista dell'Aquirunner, ormai l'atleta top, direi, dell'Aquirunner, una bella società che organizza delle bellissime gare. Diciamolo. Beppe Chiesa che è veramente molto bravo e tutti i suoi compagni, da suo fratello, tutti veramente. E Cantarelli qui che su queste gare dice sempre, sempre la sua. E oggi ricordiamo la posizione assoluta di voi due. Dovrei essere io settimo. Settimo Cantarelli? Credo io ottavo. Combinazione. Uno dopo l'altro, la distanza, i secondi, pochi? 5-6 secondi. 5-6 secondi, lo guardavi, Angelo, confessa, qua. Studiavi la cosa, ce l'avevi nel mirino anche stavolta. No, non ce l'ho fatta andare dietro, stasera aveva un passo. Avete fatto comunque davvero una gara pregevoli entrambi. Volete raccontarlo un attimo? Vediamo, vi siete trovati soli, vi siete trovati in un gruppetto. Allora, primo Ridda, Brignone, Prandi, un podio veramente dove
visto ballando con la telecamera, quindi va bene. Un podio davvero d'eccezione. E voi insomma, in questa posizione, in un contesto del genere, Sesto Ramorino, che è davvero un astro nascente, diciamo, del podismo, spesso vincitore di gare. Anselmo, che non è tanto conosciuto comunque. Anselmo, sì, del Vittorio Alfieri, sì, mi sembra. Esatto. Anche lui ha un pedigree, un quarto, un atleta di Cremona, molto, molto abile sul breve e con un 13 sulla mezza, quindi, insomma, dice ovunque la sua. Siete quasi il Panucci, espertissimo anche di premiazioni, sta sempre con la vecchia, guai se non verrà chiamato. Davvero, complimenti ad entrambi. Avete corso da soli o in un gruppetto? Vediamo, tu guardando Cantarelli come al solito. Cantarelli invece eri da solo, eri staccato, eri... Sì, urlo quasi sempre da solo, perché lui è partito molto forte e poi ho recuperato verso il... Ti è partito davanti, sì, ti voleva scoraggiare un po' psicologicamente, hai tentato di fare guerra. Poi io mi sono attaccato a Corrado. Bravissima. E mi ha probabilmente... Ah beh, un bel treno, Corrado. Cioè, vedi. E però poi mi è andato via. Beh sì, Corrado dalla sua gioventù. Esatto. Insomma, rispetto un po' sul finale. Bravi, davvero. È davvero un piacere osservarvi, vedervi, eccetera. Direi i duellanti del podismo piemontese. Vai Angela. Una cosa che forse non sai. È sicuro. 66 entrambi. Stessa leva, quindi anche non andassimo per categorie, ma le cose siete sempre insieme. Due ormai vecchietti d'acciaio, diciamo, 43 eccetera, può andare bene. Bravi davvero, complimenti e di grande esempio, di grande talento, sportività. È un piacere, divertimento, un piacere incontrarvi, complimenti e alle prossime. Spero di prendere la scia fra un pochino, anche devo invecchiare ancora un po', perché io vedo più si invecchia più si migliora, ancora un paio d'anni e ci sono. Ciao ragazzi, tanto anche voi ne prendete di più, quindi